notizie. La prima è che finalmente sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati ai parenti della persona che lavorava nella struttura di Chiaravalle, poi risultata positiva e trasferita insieme ai colleghi a Catanzaro Lido. Fortunatamente i risultati sono negativi, quindi possiamo tirare un sospiro di sollievo su quella che poteva essere una possibile diffusione del virus in città. Rimangono sempre in quarantena la prima coppia, appunto, che avevamo indicato positiva in città, e un ragazzo, anche lui giovanissimo, sempre nel proprio appartamento. Se questa buona notizia ci fa tirare un sospiro di sollievo, non deve però farci abbassare la guardia. Dobbiamo continuare ad avere un atteggiamento responsabile, rimanere in casa, non sono ancora consentite passeggiate, non si può scendere con i bambini sotto casa. Ho chiesto alle forze dell'ordine un maggiore sforzo, ma stanno lavorando già veramente tanto, si stanno facendo tante sanzioni, tanti verbali, ma non è possibile pattugliare, soprattutto fare posti di blocco 24 ore su 24, perché non c'è il personale sufficiente. Quindi chiedo anche una collaborazione da parte dei miei concittadini, di chi vive nel comprensorio, di cercare di limitare al minimo quelli che sono gli spostamenti solo per motivate esigenze. La seconda buona notizia è che oggi viene attivata una nuova iniziativa dal nome Nonni Connessi. In realtà molte persone che ormai vivono fuori regione hanno lasciato nella nostra cittadina non solo dei nonni in età avanzata, ma anche i propri genitori ormai possono avere un'età avanzata, e fra loro chiaramente in questo periodo non è consigliabile che ci siano contatti. Molti di questi genitori alla porta dei nonni lasciano solo la spesa sul pianerottolo di fuori, quindi neanche purtroppo li incontrano. E allora invieremo noi un operatore con tutti i presidi di sicurezza, guanti, mascherine, con degli smartphone che ogni volta sanificheremo, per effettuare in diretta delle videochiamate con i nipoti o con i loro cari che sono fuori regione, per poterli vedere e salutarsi in questo periodo pasquale. Per attivare questo servizio basta chiamare sempre il nostro numero di emergenza, che è il 333-2127-938, e concordare il giorno con l'orario. È chiaro che nella domenica di Pasqua non potremo effettuare 1000 chiamate, quindi cercheremo di distribuirle per come meglio è possibile. Sono sicuro che in questo modo faremo sentire tutti quanti noi più vicini ai nostri cari, in attesa, se non di riabbracciarli, quantomeno di poterli rivedere.